sei in contatto con Marco? Buonasera a tutti e benvenuti, un benvenuto dal Palasport Taliercio, un grazie ai giornalisti presenti e un grazie a tutti coloro che ci seguono in diretta streaming. Iniziamo questa conferenza particolare dando la parola al presidente dell'Umana Rail, Federico Casarin. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a Coach Pacchia per aver accettato la nostra proposta e faccio a lui e a noi un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Poi lascio a voi, immagino, le tante domande, tanta volontà di chiedere qualcosa al nuovo coach e siamo a disposizione. Grazie Federico, faccio io la prima domanda al coach. Benvenuto a Venezia, coach, welcome to Venice. Can you share us with us your first feelings of this new adventure? Thank you very much. First of all, I would like to say hello to everybody here. Grazie a tutti e prima cosa voglio ringraziare e salutare tutti. I think first couple of press conference, I don't know exactly till when I'm going to speak in English and I hope as soon as possible I'm going to convert it in Italian. All'inizialmente delle prime conferenze stampa parlerò in inglese e spero di convertirmi all'italiano il prima possibile. In meantime you are more than welcome to ask me the question in Italian because I hope I understand that. Nel frattempo sono pronto ad accogliere le vostre domande in italiano perché penso che insomma le capirò. My first impression coming to this club, I'm very happy when the Venezia approached to me. I was more than happy to come to speak with the. My front office owners, president, and to accept the offer. I think I'm coming after one of the greatest coach in last 10 years here in Italy. It's going to be very difficult to get into the shoes of Di Raffaele, but I'm coach with the experience. I was in this situation many times, and I hope that I'm going to do with my assistant coaches, my club, and with my players. One more time on the right way. Dice che è stato molto felice di ricevere la proposta di Venezia, l'offerta dell'Umana Rayer e ovviamente arriva in un club dove per tanti anni c'è stato un coach vincente, uno dei più vincenti degli ultimi 10 anni in Italia, per cui è difficile per lui entrare in una situazione così, ma ha l'esperienza, insomma, perché gli è già capitato in passato e quindi pensa ed è convinto che con l'aiuto degli assistenti, degli giocatori e di tutto il club, insomma, si possa intraprendere un bel lavoro. Everybody knows that the situation is not easier one, but as I'm adjusted on all my life to work in difficulty, I'm going to start one more time. There is no excuse for me, for the players. We have to turn the another page right now, immediately. La situazione non è delle migliori, è una situazione difficile, però insomma abbiamo tutte le caratteristiche per iniziare una nuova pagina, per scrivere delle nuove partite e cose importanti per questa società. Thank you very much. You are more than welcome to ask me the question. Like I said before, you can start in Italian, no problem for me. Ok, prego, potete iniziare con le vostre domande. Microfono. Sì, ma traduco io. Grazie. No, devi traducere. Okay. Yeah, it's a difficult situation, but like I told you before, I have a huge experience working on any level, special the level like this one. I know the mentality of the players, and I told them this morning it's very simple. Your talent doesn't match the result, and we have to change it right now.
I don't think that they are down, but I cannot see it right now. I have to spend at least a couple of days with them, but I think they are enough good to win the games. That means, if we're gonna be honest, Mana, Real Venezia lost a lot of games in last 2-3 possession. We have to investigate a little bit deeper to find out why is that, but the quality of the players, I think, are good enough to resolve it. Dice che ha una grande esperienza di questo genere, ha parlato con la squadra stamattina, per cui non sa dirti adesso qual è la condizione mentale al 100%, perché ha bisogno di un po' di tempo. Però sicuramente quello che può dire, e che ha detto anche i giocatori, che il loro talento non è testimoniato dai risultati della squadra. Onestamente la squadra ha perso tante partite negli ultimi 2-3 possessi, quindi sicuramente ci sarà da investigare e da capire quali sono le motivazioni, perché questa squadra ha molto più talento di quello che ha espresso in termini di risultati da qui in avanti, fino a qui. Buongiorno, sono Serena Spinazzi del Corriere del Veneto. Qual è il suo tipo di basket? Come le piace far giocare la squadra? Io sono un allenatore che oh no. Parliamo inglese, ok. I'm the coach wants to play tough defense. I want to control the defensive rebound. I think we got to do a little bit better over there. And I prefer to play with the pace. I'm not big 5-on-5 coach, but this team, it's good playing 5-on-5. Efficiency of this team playing 5-on-5 is way better than an open court. But I will try to push both of side. Anyway, I think in this moment, this team EuroCup and also domestic championship scoring more than 80 points. That means we have to be focused on defense. We gotta be simple, better, stronger, tougher, whatever. Sì, che dal suo punto di vista di allenatore è un allenatore che si è sempre molto concentrato sulla difesa e sul controllo dei rimbalzi. Perché è un allenatore a cui piace far giocare le proprie squadre con un pace offensivo molto alto. Quindi, anche se comunque questa è una squadra che nella metà campo offensiva, anche 5 contro 5, ha il talento per giocare molto bene. Per cui sicuramente dobbiamo, nelle ultime partite questa squadra ha subito 80 punti di media circa, quindi dobbiamo lavorare molto su questo aspetto difensivo. Prego. Buonasera. Sì. L'ultima partita con Brindisi. Lei sa trovare le corde giuste affinché Jason giochi come sa giocare, come le sue qualità lo richiedono, ecco. Yeah, you're right. I had Jason last year in Baskonia. He was captain of the team. I know him very well. He has a quality to play on this level, no question about that. I would not touch the part what's happened with him and the coach before. I can say that he's very emotional when things doesn't go well on his side. He knows to react, but also you can translate it as he care. He wants more. He care. I will explain. He knows me very well. He knows where is the border, but I like him. I trust him, and I hope that we're gonna work together one more time. But you know how is the situation between players and coach, always going a little bit up and down, but that's also part of the coaching. L'ultima parte, che la relazione giocatore allenatore è sempre up and down, però a lui piace molto Jason, perché è un giocatore che dà tutto quello che ha, è un giocatore molto emotivo, specie magari quando le cose non vanno bene, vorrebbe fare sempre qualcosa di più. L'anno scorso sì, l'ho allenato, era il capitano del Baskonia. Non voglio entrare nel merito della tua domanda, quindi della relazione con il coach De Raffaele, però sicuramente è un giocatore che gli piace e che insomma è contento di avere anche quest'anno alla Reyer. Prego. Domenica è la quarta di ritorno, una partita
we have to get better. We have to get better. Very simple. I consider the rest of the championship kind of qualification. Every game for me is gonna be like tomorrow doesn't exist. I know that it's probably not reality, but we have to approach the situation like that. This is an emergency situation. This team gave a lot to others. Now we have to come back. That's kind of way I'm going to approach that game. Sì, sul discorso, la domanda era riferita al fatto che si gioca già la quarta giornata di ritorno e come si risolve questa situazione, con senso di urgenza, perché il coach ha risposto che siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo approcciare ogni partita come se fosse la partita decisiva. È chiaro che non è così, però dobbiamo fare un grosso sforzo per invertire la rotta già da subito. Questo sicuramente è una cosa che dobbiamo fare. Arrivo. Buongiorno mister, Michele Contessa, Nuova Venezia e Gazzetta dello Sport. Volevo che lei ritorni in Italia dopo 18 anni. Ah sì? Ecco, e ritrova l'ultimo allenatore contro cui ha giocato a Roseto, cioè Repeja, che è l'allenatore di Pesaro. Ecco, e le vostre strade si sono un po' anche incrociate in tutti questi anni. Ecco, qual è anche il vostro rapporto e su questa curiosità anche? Thank you very much to let me know a little bit about me, because I don't know, 18 years. And I'm coming back every year in Italy, not as a coach, but I'm so happy that I'm back. Very good relationship with Yasmin, very good relationship. Hope it's going to be continue, but you know, at the game, it's a little bit different. I respect him so much. Right now, his team is playing great basketball, above the expectation. We are less than expectation. It's going to be very interesting to see. But I have good relationship with him. Sì, prima di cosa ti ringrazio per avergli ricordato i suoi dati sulle partite. Ovviamente scherzando, ha una relazione importante, profonda con coach Repeja ed è contento di ritrovarlo e spera che insomma anche questa discorso che lui è tornato in Italia possa avvicinarli ancora di più. Sta facendo un lavoro straordinario perché sta portando Pesaro molto al di sopra delle aspettative. Noi invece siamo un po' al di sotto, per cui sarà molto interessante affrontarci subito e sarà una bella sfida, insomma, sin da subito. Sarà intrigante affrontarlo subito. Ladies first, sorry. Yeah. Arrivo. Grazie coach, innanzitutto buonasera e benvenuto, buonasera. Sono Beatrice Maier, TG Plus e Notizie Plus. Ecco, rilacciandomi un po' alla domanda che abbiamo fatto i colleghi, lei è già stato in Italia tempo fa, che esperienza è stata, che ricordi ha? Grazie. What I remember from here, from Italy? First of all, I hope you know that I'm from Dalmatia, Šibenik, that means I grew up with Italians, you know, Italy like my second home, you know, or my home. There are many of them right now, but I'm very close to the mentality. And when I came first time in Italy to work in Roseto, was a small club, but we were very, very successful, very, very successful. And I have not even one bad memory, professional-wise or private-wise, and I'm so happy that I'm back. Sapete che arrivo dalla Dalmazia, la Dalmazia è molto vicina all'Italia, quindi sono cresciuto con italiani, sono cresciuto anche con la mentalità italiana, per cui torno spesso in Italia, per cui è la mia seconda casa, se non quasi la prima. Ecco. Per quanto riguarda la mentalità italiana, è sicuramente qualcosa che conosco molto bene e sono molto contento di tornare dopo l'esperienza di Roseto, cui sono arrivato che era in un club piccolo, però abbiamo avuto grande successo, per cui ho grandi ricordi dell'Italia anche da ogni punto di vista. Buongiorno coach, Achilleamadio.net. In questi anni ha avuto modo di seguire il campionato italiano nelle ultime partite? Anche negli ultimi anni? Yes, I am. Not that much like I watch the Euroleague or ACB or NBA, I gotta be honest. But it doesn't mean nothing. I have great coaching staff. I saw the Venezia is playing, not that much other teams, but
I'm going to work. I came to work. You know, basketball is the same game everywhere, and I'm gonna find out the way immediately. It's very difficult today, especially when you don't working, to watch everything. You know, but I jump from the league to the league to see the games, and I don't know. I know a lot of coaches, and I know the philosophy of the coaches. That means I cannot say that I don't know the league, but I didn't watch like I watched before. Sì, è difficile seguire tutto, ovviamente ha seguito il campionato italiano e ovviamente ha rivisto anche tante partite di Venezia, molto più di altre squadre, però quando insomma è impossibile seguire tutto in maniera appropriata. Dice che comunque ha una grande coaching staff che ha trovato qui a Venezia e ha trovato ha grande conoscenza anche di allenatori che allenano in Serie A, per cui non può dire che non conosce il campionato italiano, però sicuramente non ha visto così tante partite come magari per l'Eurolega o l'NBA di recente. Allora, per curiosità sono andato a leggere il suo nome, Neved, che tradotto in italiano significa calendula. Lo sapeva? No. È una pianta officinale. Però io sono Neven. Neven? Sì. Non Neven. Forse Pavel non Nedved. Scrivere, ma comunque l'intenzione era questa, adesso glielo dico. Questa pianta officinale guarisce le ferite ed è antinfiammatoria e sarebbe un'opportunità straordinaria per questo momento della Reier, cioè di lenire le ferite. Ok. Ecco, volevo fare continuare la domanda vera era questa. In questo periodo la Reier sta perdendo le partite all'ultimo istante, quasi sempre. E calo si verifica a fine partita, sempre. Quando la partita è stata tutto sommato condotta discretamente, poi cede. E qua, ricordando anche quanto detto dagli allenatori che l'hanno preceduta, c'è sempre un avversario che atleticamente è molto difficile da contenere. Il problema è, non è che la squadra, che sicuramente come dice lei è un'ottima squadra, abbia dei problemi anche di età, visto che l'età media della squadra è molto elevata e soprattutto a fine partita, dopo aver dovuto contrastare gente atleticamente molto importante, non abbia questo calo di rendimento ma anche di lucidità per fare l'ultimo passaggio in condizioni migliori rispetto a quello che è stato fatto. Grazie. Grazie mille, thank you very much. Lei è un allenatore o no, un giornalista? Ah, ok, bene, ok, grazie. I think you can help our scouting. Does it work? Okay, you can help to do our scouting. Almost you said everything. Now we have to resolve the problem. Sitting now in front of you and to tell you exactly how to resolve that problem, it's not going to be honest. You know, I have to study a little bit, but definitely I agree with you about this last situation. But there is another question. Probably we have to close the game earlier. We don't need to come to the end of the game to suffer every time. Probably we have to do something before, not to talk about last three possessions. You understand? That means it's a little bit more complicated than only last couple of possessions. Sì, prima di tutto ti invito a entrare nel nostro reparto scouting per darci qualche idea su come finire le partite. E dice che è più complicato di quello che si pensi, non è soltanto il discorso di finire le partite punto a punto, ma di chiuderle prima, perché non possiamo pensare di vincerle tutte nel momento finale, ma bisogna trovare il modo di gestire la partita in maniera diversa e finire prima, quindi essere certi di portarla a casa prima dei momenti finali della gara. Ci sono altre domande? Okay. Prego, prego. No, sic-
Siccome non abbiamo ancora capito, questa è una domanda per il Presidente, la capirà anche lei, l'intesa con il nuovo coach è fino a fine giugno 2023 oppure fino a giugno 2024? Era per capire l'accordo. L'accordo è di cercare di fare il meglio possibile. Sì, noi abbiamo avuto l'intesa con coach Spachia di conoscerci e di approfondire nel periodo. I matrimoni si fanno sempre in due, quindi la volontà è che un percorso sia un percorso lungo, che sia fruttuoso, che ci sia soddisfazioni reciproche. Benissimo, quindi non c'è stata non c'è un contratto definito. Il contratto c'è sicuro, è anche definito, solamente che ci sono delle situazioni che abbiamo intrapreso insieme, dove abbiamo creato le basi per creare un percorso, come dicevo, che possa essere per entrambi di grandi soddisfazioni, per noi come club, per i nostri tifosi, i nostri partner e la gente che ci vuole bene. Grazie, grazie Federico. Come siete arrivati alla scelta del coach? E abbiamo visto che nei tesseramenti non c'è Ray, non siete riusciti a tesserarlo in tempo oggi. Parto dalla seconda domanda. Il discorso di Ray è stato tesserato. Il problema di Ray era che doveva eseguire degli esami, voi sapete che i giocatori professionisti hanno da eseguire degli esami particolari e che si sono svolti questa mattina. Poi c'è un percorso anche, tra virgolette, legato a prefetture e quant'altro, quindi i tempi erano talmente stretti, arrivando ieri, avendo ricevuto il visto dalla Bosnia in tempi abbastanza lunghi, e quindi sarà a disposizione già da stasera per gli allenamenti. Per quanto riguarda la partita di domenica, non siamo riusciti, ma non era preventivato di poterci riuscire, quindi sarà a disposizione per gli allenamenti e poi sarà a disposizione dalle prossime partite. Per quanto riguarda come ci siamo riusciti, io penso che Kospaki ha dimostrato nella sua carriera il valore, la qualità. Ci siamo confrontati nella giornata di lunedì, abbiamo trovato lo stesso spirito, la stessa voglia, e quindi è stato facile, è stato, può confermarlo lui, c'è stato veramente poco tempo per conoscerci e per sposare questa idea reciproca che ci ha portato ad oggi qui da voi. Bene, se non ci sono ulteriori domande, vi ringrazio. Ringrazio il coach Federico. E buon lavoro, in bocca al lupo, e ci vediamo al Taglierzo domenica. Grazie mille, ci vediamo domenica, grazie.